Una grande festa per i bambini, ma anche i grandi hanno apprezzato. È stato un successo la prima edizione di Cioccolando a Primavera, organizzata a Brolo da Mondocopie con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Un trionfo di sapori dedicato al prodotto dolce per eccellenza, degustazione gratuita di cioccolato delle migliori marche, non solo nazionali, zucchero filato, pane e Nutella, torte al cioccolato e chi più ne ha più ne metta. Il tutto completato dall'animazione con disco baby, sculture di palloncini, tatuaggi gonfiabili e un saggio della scuola di ballo Fashion Dance, una manifestazione nata dall'idea del mago Salvin. E soprattutto in questi periodi dove le amministrazioni hanno difficoltà, io spero che come questo grande commerciante Luzio Maniaci Mondocopie ce ne siano altri, non solo a Brolo ma in altri paesi, che possono fare queste iniziative e fare divertire i bambini e anche le famiglie un pomeriggio da scorrere nel divertimento. Per il negozio Mondocopie si è trattato del proseguimento delle iniziative che vedono già gli appuntamenti consolidati del carnevale, di Halloween e della festa sotto l'albero di Natale. Ci sono un sacco di gente, gente che noi non è di qua, ma anche di Barcellona, di Messina, e facciamo conoscere le nostre zone, che è molto importante. I commercianti devono essere sempre più uniti per risolvere i problemi che ci sono oggigiorno, e anche un po' di inventiva, cioè farsi portare novità, fare conoscere prodotti nuovi. È anche importante mettersi insieme con le proprie forze e fare un po' di diversità, che noi abbiamo oggigiorno i problemi che abbiamo tutte le attività.